Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi giro un book tag molto particolare, infatti questo credo sia il mio primo video in collaborazione con un'altra booktuber. Sto parlando di Sissi, del canale SissiTube, che sicuramente tutti voi conoscete, ma se per caso vi foste persi questa splendida ragazza, vi lascio ovviamente sotto il link al suo video e al suo canale. Perché ho parlato di collaborazione? Perché insieme abbiamo deciso di creare questo book tag. Diciamo che abbiamo ripreso l'idea dal book tag che già esisteva, descriviti con i libri. Infatti in questo book tag, che oltretutto avevo fatto credo con la mia sorellina, quindi se lo trovo ve lo lascio qui il link se avete voglia di andare a vederlo. Comunque questo tag consiste nel fare delle domande alle quali dobbiamo rispondere attraverso i titoli dei libri. Quindi, mi raccomando, non c'entrano niente le trame, in realtà la risposta sarà proprio il titolo del libro che vi mostrerò. Le domande che abbiamo creato ovviamente sono diverse da quelle del tag originario e abbiamo voluto creare delle domande che ci permettessero di farci conoscere meglio e magari insomma darvi qualche informazione in più su di noi, sul nostro passato, sull'anno appena trascorso e sulle speranze per il futuro. Quindi niente, direi di cominciare immediatamente. La prima domanda è: un libro per ogni iniziale del tuo nome. Per questa domanda ho scelto Martin il romanziere, perché mi chiamo Martina, e Big Magic, perché mi chiamo Belli di cognome. Seconda domanda: come descriveresti l'anno appena trascorso? In questo caso ho scelto il padre sospeso. Sarebbe magari stato più corretto se ci fosse stata la parola madre al posto di padre, ma va bene comunque. Perché il padre sospeso? Perché quest'anno abbiamo fatto tanti passi avanti nel nostro percorso di adozione, ma in realtà ancora siamo in sospeso, proprio perché ancora siamo in attesa di essere ufficialmente in lista per un bambino in Perù e quindi siamo in attesa anche della fatidica chiamata che ci farà diventare genitori. Però insomma, durante l'anno di passi avanti, soprattutto nell'adozione internazionale, ne abbiamo fatti tanti, quindi è stato un anno che direi posso dire caratterizzato da questi passi avanti in un percorso tanto importante per noi, che ci ha resi però dei genitori un po' in sospeso. Terza domanda: descrivi la tua infanzia. Dove nasce l'arcobaleno? Infatti la mia infanzia è stata meravigliosa, ho un ricordo bellissimo delle nostre giornate in famiglia, un ricordo bellissimo della mia vita con i miei genitori e le mie sorelle. Con tutti i membri della mia famiglia ho un rapporto strettissimo, siamo una famiglia molto unita, nonostante ovvio come tutte le famiglie litighiamo e a volte non ci possiamo vedere, ma in generale loro sono il mio pilastro, sono tutto ciò che amo di più. E quindi direi che la mia infanzia è stato proprio il punto dove nasce l'arcobaleno. Tutte le cose belle della mia vita, tutto ciò che sono di buono, lo devo ai miei genitori e all'infanzia che mi hanno regalato. Quarta domanda: con il titolo di un libro racconta una ferita del tuo passato. Uomini che odiano le donne. Infatti diciamo che non è ovviamente l'unica ferita del mio passato, però una delle più grandi è stata la prima storia d'amore che ho avuto in vita mia. Una storia che è durata all'incirca tra, diciamo, separazioni e ritrovamenti un paio d'anni, quindi tra i 17 e tra i 16 e i 18, ecco, diciamo. Niente, stavo con un ragazzo che mi ha trattata veramente male. Non mi ha mai portato rispetto, mi ha sempre considerata inferiore a lui, mi ha sempre considerata una nullità. E io purtroppo mi sono annullata pur di stare con lui, perché ero totalmente innamorata. Non ha mai saputo capire come fossi io realmente, la sua è stata, diciamo, una ricerca costante di modi per farmi soffrire. Eppure quando tornava io non riuscivo mai a dirgli di no. E ci è voluto del tempo perché mi rendessi conto che quella storia non doveva assolutamente andare avanti. In ogni caso, appunto, è stato un uomo che sicuramente, all'epoca era un ragazzo, che sicuramente ha odiato, ha maltrattato la donna che ero e che comunque mi ha resa più forte, in grado di affrontare dopo il resto della mia vita con grande forza, ma soprattutto
con grande determinazione nello scegliere con attenzione le persone che mi circondavano. E devo dire che in fondo è stato un passo del mio cammino che poi mi ha portato a conoscere il Maritino, che è la persona più importante della mia vita e che mi ama follemente, mi ama come merito di essere amata, ecco, direi. 5. Un titolo di un libro per descrivere la tua vita attuale. In questo caso ho scelto Una ragazza fuori moda. Perché? Perché a volte mi sento un po' fuori moda, diciamo, perché sono una ragazza che si è sposata molto giovane, quando oggi magari si tende, insomma, a sposarci un po' più in là. Sono una donna che vorrebbe avere un figlio prima dei 30 anni e a volte invece fino a 30 anni o più non ci si pensa, ma in generale anche per quanto riguarda la moda stessa sono un po' fuori moda. Mi piace comprare del vintage, mi piace comprare dall'usato, mi piace uno stile che andava di moda tanti anni fa e che oggi, insomma, appunto è un po' cambiato, e quindi mi potrei definire una ragazza un po' fuori moda. Penso che questo titolo mi rappresenti abbastanza. Domanda 6. Un titolo che descrive il tuo carattere. Avendo questo libro in libreria non potevo assolutamente non sceglierlo per questa domanda. La moglie imperfetta. Diciamo che mi caratterizza abbastanza, perché effettivamente sono sì una moglie, ma ho tanti difetti. Ho difetti proprio come moglie, nel senso che magari non sono precisissima in casa, non riesco mai e mai mai a rimanere in pari con le faccende, e a volte sono anche imperfetta nei confronti del Maritino, che insomma... a volte mi pare, ecco, che lui faccia tanto per noi, faccia tanto per me, e io con il mio caratteraccio a volte sono un po' ingrata, quindi direi che sono una moglie imperfetta che però sta sempre costantemente, insomma, cercando di migliorarsi. Domanda 7. Cos'è per te la famiglia e l'amore? Per me la famiglia è il regalo più bello. È una cosa che non dovrebbe mancare a nessuno, ecco perché anche io e mio marito stiamo cercando appunto di adottare un bambino, perché la famiglia è il regalo più bello che un bambino possa ricevere. Per me è un regalo che la vita mi ha fatto, mi ha permesso di avere una famiglia splendida. So che per tutti non è così, purtroppo, e quindi è ovvio che l'augurio che faccio a voi, ma che faccio in generale a tutte le persone che mi circondano, è di riuscire a trovare una famiglia che appunto vi possa far sentire fortunati di averla nella vostra vita. Nel mio caso, appunto, posso definire la famiglia soltanto così, come un dono meraviglioso che la vita mi ha fatto. Per quanto riguarda l'amore, invece, direi che è la luce sugli oceani. La luce sugli oceani qual è? È quella del faro. Quindi direi che l'amore è per me un faro. Io ho sempre lo sguardo rivolto verso l'amore ed è sempre il mio obiettivo, è sempre ciò a cui io voglio arrivare. Ovviamente l'amore è rappresentato dal Maritino, che al momento, insomma, occupa interamente il mio cuore ed è la mia luce, è colui dal quale io mi rifugio quando mi sento spersa in una tempesta. Quando c'è lui, io sono tranquilla, mi sento a casa e so che mi salverò. Domanda 8. Come ti senti nei confronti del tuo futuro? Nei confronti del futuro mi sento come un fiore ribelle, nel senso che credo di essere un fiore che non è ancora totalmente sbocciato. Credo di avere ancora delle capacità dentro di me che devono essere scoperte, non tanto dagli altri, ma proprio da me stessa. Devo scoprire ancora dei lati della mia personalità o delle capacità che ho nascoste e che invece, insomma, devo portare a galla. Quindi direi che come un fiore ribelle è ciò che mi rappresenta di più riguardo al mio futuro, un fiore che, nonostante io ormai vada per i 29 anni, non è ancora sbocciato del tutto e ha ancora tante sorprese da regalare. Domanda 9. Un sogno nel cassetto. In questo caso non potevo scegliere un libro diverso. Un figlio e ho detto tutto. Non c'è niente da spiegare, non c'è niente da dire, il mio sogno nel cassetto è diventare mamma e quindi spero che questo anno mi porti anche un figlio e che esaudisca questo mio enorme desiderio. Speriamo, tenete le dita incrociate per me. Infine, l'ultima domanda, un consiglio per la te stessa di oggi e un consiglio per la te stessa del futuro. Il consiglio che do alla me stessa di oggi è come fermare il tempo. Con questo intendo la capacità di apprezzare di più il qui e ora senza avere la mente sempre proiettata verso il futuro. Io sono fatta così: quando sono in vacanza penso alla vacanza successiva, quando finisce il periodo natalizio penso alla primavera, cioè
non riesco a vivermi bene il momento attuale, poi mi guardo indietro e mi sembra che il tempo sia volato troppo velocemente, quindi mi auguro di riuscire a fermare un po' il tempo e a godermi di più giorno per giorno. Il consiglio che mi do per il futuro è: mangia, prega, ama. Tre cose che faccio con grandissima gioia. Mi auguro di mangiare sempre cibi che mi diano tanta soddisfazione, magari preparati da me, che siano buoni e salutari. Mi auguro sempre di pregare, perché trovo tanto conforto nell'aiuto della preghiera e che quindi questa non mi abbandoni mai. E ovviamente amare il prossimo, amare le persone che mi stanno intorno, amare la mia famiglia, il maritino, e amare un giorno il mio futuro figlio. Bene ragazzi, il video finisce qui, è stato bellissimo girarlo, non mi sarei aspettata, dato che non mi ero preparata niente, avevo preparato soltanto i libri, non mi sarei aspettata di aprirmi così tanto e di trovare tante piccole cose su di me da potervi raccontare. Adesso non vi resta che andare sul canale di Sissi e vedere anche il suo video. Le domande appunto le abbiamo create insieme, quindi sarà sicuramente interessantissimo. Grazie come sempre per i vostri commenti, fatemi sapere voi cosa avreste risposto alle domande che abbiamo creato, e noi ci vediamo la prossima domenica con un altro video. Ciao!